Si chiama Mondo Martini, la prima mostra inaugurata dopo il periodo di chiusura al Valdichiana Outlet Village, un segnale insomma anche per ripartire dal punto di vista proprio culturale all'interno di questo spazio. 22 opere che ripercorrono l'iconografia del brand, ma allo stesso tempo si può cronologicamente vedere la differenziazione di quelle che sono le immagini di comunicazione di un brand commerciale, cioè dalla parte artistica delle stampe di fine Ottocento fino a rappresentare quelle che sono in realtà vere e proprie opere d'arte che, se vogliamo, iniziano a vivere di vita propria. La bottiglia Martini scompare sempre di più ed appare in realtà l'opera in sé, vale a dire la grande forza di un nome che in 100 anni ha dimostrato che il Made in Italy è qualcosa che appunto resiste nel tempo e ci ha fatto conoscere in tutto il mondo. È il primo evento che ospitiamo dopo la riapertura del mese di maggio, quindi è anche un segnale di nuova normalità, di positività che sta piano piano ritornando, e quindi ecco, chiaramente con questa iniziativa si vuole nuovamente aprire le porte anche a iniziative culturali, a iniziative di approfondimento, chiaramente seguendo sempre le prescrizioni di legge, quindi il distanziamento sociale, dispositivi di igienizzazione agli ingressi, dei percorsi diciamo ben definiti nell'ambito anche di questa esposizione, però appunto è un modo per finalmente ritornare a fare quello che abbiamo sempre fatto. Quindi anche cultura all'interno del nostro outlet. La mostra rimarrà aperta per tutta l'estate. È un momento difficile, complicato, però sempre nel rispetto delle regole è bene dare anche dei segnali di ripresa e di positività. Quindi ben venga questa mostra e grazie a loro dell'organizzazione così importante.